Ciao ragazzi, qui Locchi e benvenuti in questo nuovo episodio della Vanilla. Questa volta con me un po' invecchiato, perché ho appena compiuto gli anni, gli Anlix. E oggi vi farò vedere solo una fan art. Infatti questa me l'hanno fatta nel giorno del mio compleanno, per il mio compleanno. Mi hanno anche dedicato un video dove hanno chiamato tutti i miei amici, tutti i miei collaboratori, tutti quelli a cui tenevo tantissimo e tutti i fan che mi supportano ogni giorno su Telegram. Mi hanno fatto un video in cui mi ringraziamo che non l'ho ancora visto e vorrei fare proprio un video reaction che caricherò forse sul secondo canale. Comunque ragazzi, voglio che sappiate che nessuno mi aveva mai fatto una sorpresa così. Oggi dobbiamo andare alla concessionaria e vi faccio vedere che mi hanno regalato una macchina per il mio compleanno. Ragazzi, la macchina in questione... Oddio, hashtag Lampo! Ragazzi, scrivete hashtag Lampo perché vi giuro che dal prossimo episodio rinizieremo a fare tutti gli hashtag Lampo. E poi ragazzi, vi chiedo per favore di lasciare un bel mi piace per il mio compleanno. Solo per quello. Guarda, quando c'è il Lampo fa così. C'è questo riflettore che... Oh! Yeah! Luci stroboscopiche e zombie che ballano. Potrei farci tipo una canzone. Luci stroboscopiche e zombie che ballano. Sul rampino tu morirai cadendo dall'arco. Boom, boom. Oh, 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 oh. Sentivo qualcosa dietro. Ragazzi, come avete già notato, abbiamo tantissimo grano che adesso andremo a prendere. Perché? Molti me l'avete chiesto, ma nessuno ci ha mai pensato. Quindi metterò la mia stessa testa, adesso scriverò sotto i commenti un hashtag Lampo e me lo voterò da solo. Vi ho detto che dovevamo andare alla concessionaria, no? E Batman, che macchina ha? Che macchina ha Batman? Pensateci su, che è una bella macchina nera, veloce. A volte fa anche i salti, se mi hai capito perché. Comunque ragazzi, ho illuminato tutto di nuovo e come potete vedere, sotto qua... ci sono i sensori di luce nascosti, perché se fai così non si vedono. Cioè non si vede che lì c'è proprio un blocco di vetro. Adesso andremo a farci un regalo da soli, perché vi giuro ragazzi che oltre a quel video lì, che è stato, vi giuro, il mio unico... Secondo me sanno dopo una settimana. All'inizio avevo pensato di rinominare un minecart e chiamarlo Batmobile, ma poi ho pensato... Chi è che c'è? No, è tornata. Sto laggando un sacco, sto usando la connessione dei miei vicini. Ma come? È illegale! Ascolta, mi ha sparito il nuovo ciuchino. Allora, Anna mi voleva fare gli auguri in videochiamata e per farlo, vi giuro che me la uscite. Non è vero. E invece sì, guarda come eri. Amore, queste cose non devi dirle. Non devi chiamarmi così! Principe dei Lucky Blue! No, Anna, mi spacchi l'armatura, non ci voglio, dai. Levatela, così ti guardo meglio. No, guardami. Visto? Prima cercavo il mio asinello. Anna, ti è sparito ciuchino? No, no. Pensavo di averlo ritrovato, però non... Lo sai che adesso stavo andando giusto alla concessionaria? Perché devo prendermi una nuova auto per il mio compleanno. Dato che nessuno mi ha fatto un regalo, a parte quel video stupendo che mi hanno fatto che devo ancora vedere. Oggi andiamo alla concessionaria e cerchiamo una bella macchina per me. Che confronto il tuo ciuchino, la mia è una Lamborghini. Tesoro mio. Cosa? Ciuchino ha le borse, ok? Ha le borse sotto gli occhi perché edita i video per te. Esatto. Mi serve... Oh, l'ho trovato! Anna, li ho trovati. Ma hai visto che bello? Sai come lo chiamo? Sai come lo rinomino? Allora, abbiamo preso una bella etichetta e un guinzaglio e una sella. Più abbiamo anche la bardatura di diamante. Anna, mi servirebbe anche un po'... un incudine. Ce l'hai l'incudine? Sì che ce l'ho. Diana, ma ti porti tutto dietro? Ma sei bravissima. Mamma mia, quanto pesa... Quanto pesa? Io sono indeciso, ragazzi. Io per ora la chiamo Batmobile. Ma voi dovete dirmi. Adesso mi metto un sondaggio qui in alto a destra. Dovete dirmi se chiamarla Batmobile Midnight, che sta per mezzanotte. L'altra è Blackwing. Proviamo questo, eh. Proviamo. Questo mi sta guardando, quindi vuol dire che... Guarda, da questa posizione sembra un'altra cosa. Comunque, Anna, lo cavalchiamo? Come facciamo di solito io e te, dai. No! Lascialo, che poi lo diventa tuo. Per cavalcarli, teoricamente, bisogna avere uno slot libero. Vediamo. Oh! Wow! Eh no, aspetta, magari si imbizzarrisce adesso. Ma Anna, ma... Oh, si è innamorato! Si è innamorato di me! Gli metto la sella, gli metto la sella. Come si mette, aspetta. No, così. E vai! Penso se ti frenzionava. No, no! Oddio, quanto è veloce! Quanto va veloce? Ma ce l'ha il NOS? Aspetta, facciamo mangiare un po' di grano così digerisce. Mette il NOS. Hai capito il NOS? Cosa sta? No. È una scoreggia. Vabbè. Vediamo quanto salta. Adesso dobbiamo fare il test del salto. Allora, il test del salto funziona così. Che cosa stai facendo? Perché cosa? Non sai cos'è sta cosa? Test del salto, sì. È il test del salto. Allora, devi vedere quanto salta il cavallo. Oh, prima di mettere la bardatura in diamante. Allora, vediamo. Oh! No, quattro blocchi non li fa. No, quattro blocchi non li fa. Però forse tre può farcele.
faccio io altri. Oh, fa tre blocchi. È perfetto. È bellissimo. Però dobbiamo vedere quanto ci mette. Allora, ragazzi, adesso facciamo una cosa così. Dobbiamo vedere quanto è veloce. Potevamo scegliere anche un'altra era zoologica per fare sto episodio. Dobbiamo farlo di notte. Perché è vero, ragazzi. La Batmobile, i suoi poteri ce li ha al massimo del suo. Cioè. Avete presente quando si dice tipo la mia macchina c'ha 200 cavalli? Ecco, a me ne basta uno. No, Anna, non salta neanche questo, fa schifo. Ah no, ok. Yeah! Oddio, questo è difficilissimo, Anna. No! Sì! Ce l'ha fatta! Ho saltato il buco qua sotto me. Ho saltato anche il buco? Vediamo. Oddio, ce l'ha fatta! Mamma mia! Ce l'ha fatta anche questo? Ce l'ha fatta anche questo? E vediamo se è l'ultimo! Wow! Già ce n'ha 4 di zoccoli questo, non farà anche tu la quinta zoccoli. Perché? Ah no, devo fare il test della velocità, Anna. 2, 3. Stai nitrendo, Anna? Cosa stai facendo? Ci vogliono unlicks di esperienza per fare queste cose. Guarda, lasciami il cavallino. Anna, lasciami la Batmobile. Allora, adesso ragazzi, con la magia dell'editing... No, non intendevo questo, vi giuro. Anna, ma sai cosa è successo? Ah, sei uscito, sì, ho visto. Non ho liftato, Anna. Diceva che volavo. Dimmi. Questa scena, la vedi, scena. E che ci posso fare? Aiutami. No, lascia stare il mio cavallo! Ce l'ho fatta? Ti ho protetta? Aia. Oh, ma che è? Ma che è sto coso? No, ma troppo bello, mi sento troppo Garibaldi. Oh, lasciami stare la gamba. Garibaldi fu ferito ad una gamba. Beh, basta. Ma come si imbizzarrisce? Grande, bro. Adesso volevo metterli. Proviamo, Vediamo. Se metto la bardatura in dio. Che bello non è! Che bello. No, è mio, Anna, vaffanculo. Anna è mio. Non hai capito niente. Questo gli piace, mi ha fatto i cuoricini, mi stanno facendo tutti. Guarda, questo qui quanta vita c'ha. Anche questo. Ah, per fargli recuperare la vita bisogna dargli il grano, tu lo sapevi? Ma questo mi sembra pure lento, sto qua. Facciamo una gara, facciamo una piccola gara. Vieni, Anna. Madonna, raga, hashtag lampo. Cioè, ci devi pensare Thor a ricordarvi che dovete scrivere hashtag lampo? Che poi nessuno, in mesi che faccio hashtag lampo, nessuno mi ha proposto di fare un cavallo totalmente nero per la Batmobile. Ci rendete conto? Oh, porca puttana. C'è un lupo! Raga, c'è un lupo! Non ci credo! Aspetta, c'è un lupo di... No, non ci credo. Vediamo se gli do un osso. No! No, l'altro l'ho trasformato in bone meal. Anna, hai ossa? Ho 4 ossa, adesso. Voglio questo. 1, 2. Sì! Finalmente! Anna, voglio un colorante bellissimo. Tipo il nero. No, l'ho trovato, ho trovato il nero. Ho ucciso il tuo cane. La tua credibilità è pari quanto al bene che vuole un cane o uno scheletro. Guarda il suo collare. Tu lo sapevi? Che se fai così, diventa nero. No, Anna, non c'è più di cose di inchiostro, ti prego, lascialo nero. Sennò poi gli vengono le crisi di identità e si mette a fare cose con gli altri cani maschi. Dai, vieni con me. Anna, dobbiamo fare la gara, muoviti. Vieni. Dai, su. Sai che devo studiare pascoli. Via, pronti? Via. Vai. Wow! Ma anche se sei partita prima, vinco io. Proviamo con questo, ok? Ce n'era uno velocissimo prima. Eccolo, questo qua. Ma come fai a vedere se è velocissimo? Perché questo mi ispira velocità. Manna, ma è... È a pua, fa schifo. Tu hai mai visto la Batmobile a pua? Ma quelli con tanta vita sono ciccioni e vanno lenti. Vai. 3, 2, 1. Via. No, il mio è il migliore. È più veloce? Sì. Cioè, il mio cavallo salta alle librerie, ti rendi conto? Quando tipo non vuole andare a scuola, salta la scuola. È talmente agile che riesce anche a saltare le lezioni. Ci hai fatta? È già entrato? Scusa, ma sai che è vero che cado io con il... Yeah! Il cane è rimasto. Oh, il ghast! Via. Okay. Sto morendo soffocato. Mancava il respiro. No. Aspetta, curano un attimo, scendi. Quanto se ne sta mangiando? Quanta vita aveva? Sarebbe già morto se avesse avuto la sua vita. Ho capito, ma se avesse avuto un padrone decente, magari sarebbe durato un pochino di più. Adesso diciamo che i cavalli sono stupidi. Ti arrivano tutti gli animalisti sotto. È stato il cavallo. Sì, è sempre il cavallo è sempre stupido. Io do sempre la colpa al mio cane, per esempio. Per le cose che faccio io. Tipo quando ti mangi i compiti. No, prof, in realtà li hai mangiati tu i compiti. Ma che cacchio è sta cosa? Non hai mai visto il mio portale? Oh, no.
lo so, l'ho curato. Al massimo. Non voglio neanche saperlo. No, dove va? Oh! No, no, è andato dentro il portale. Cazzo, no, veramente i cavalli sono stupidi. Oddio, sembra il video di Cicciolina, però all'incontrario. Cioè, noi dietro il cavallo. Anna, devi spingere il cavallo. Guarda che ho paura che muoia di nuovo sto scemo. E infatti devi spingerlo così, mica devi... Ce l'ho fatta, è entrato di testa, tipo il photo finish così. Aiuto. No. Filling up their glasses. No expression. No expression. Oh, che cazzo fai con il mio cavallo? È mio, Anna. No, raga. Ragazzi, facciamo finta di niente. Non è successo niente. Questa qui è la Batmobile. L'altro cavallo l'ha ucciso Anna. L'altro cavallo l'ha ucciso Anna. Non è vero. Sì, l'hai ucciso tu. Guarda. Questa è la Batmobile. L'altro cavallo dov'è? Io stavo guidando la Batmobile. No, l'altro cavallo dov'è? Allora, eh? No, ti prendi quello mezzo bianco, mezzo nero e lo chiami Panda Mobile, ok? No, basta. Perché io mi sono affezionata a questo. Scusa, l'ho portato io fino a qua. Ogni tanto ti chiedo un passaggio, uno strappo così. Anna, per quello ci sono io. Invece ho usato cavallo. Cavallo Zoned. E niente, ragazzi, abbiamo scoperto anche come andare in due sul cavallo. Anna voleva tanto condividere il mio cavallo. Più che altro una parte precisa del cavallo, cioè la sella. E se volete sapere come si fa, lasciate un commentino. Dovete lasciare un commento, un like e dirmi come chiamare il cane che è disperso nel bioma di Chris. Oddio, il cane è ancora là. Il cane è ancora là, devo andarlo a prendere. Ok. Che è successo? È impennato? È geloso? È geloso del cane? È sicuramente geloso del cane. Ragazzi, se volete cavalcare anche voi nella notte, come me, vedete che faccia che ho. Altro che borse di ciuchino, c'ho le borse io proprio sotto gli occhi. Dovrò anche editare questo video. Se volete cavalcare, andate sotto il canale di Anna e ditele: Anna, ho la sella pronta, voglio montarti. Portate un po' di grano, mi raccomando, eh. E delle carote, se pensate che sia una maiala. Tu sei fuori. Oddio. Thor mi sgrida perché dico le cose brutte. Comunque niente, ragazzi, lasciate un bel mi piace, andate sotto il suo canale, visitate anche tutti gli altri canali della Tabicraft. E niente, ci rivedremo martedì, giovedì e sabato con la vanilla. Sono i tre giorni in cui c'è l'appuntamento magico di questa vanilla bellissima. Che bello, sì, la vanilla. Oh. Ciao Manzi. Bella Manzi. Bella. Comunque ragazzi, qui faremo una bellissima... Pensate stesse dicendo stalla. E invece no, garage. Perché per la Batmobile ci vuole un bellissimo garage. Avete visto, raga? Non serve più la benzina, cose così. Questa è una Batmobile ecosostenibile. Va a grano.